Dunque, Presidente Pancalli, quali emozioni ad essere qui? Ma è emozionante perché mai avrei immaginato nella vita di meritare una laurea honoris causa. Detto questo, non la ricevo tanto a titolo personale, ma quanto come rappresentante di un movimento che ha deciso di intraprendere un percorso 20 anni fa, difficile, complicato, ma che sta dando, a mio modo di vedere, grandi frutti. Senta, è anche l'occasione, vista la sua presenza e quella del Presidente Malagò, per ragionare, riflettere e discutere sulle varie fragilità ancora, no, di questo sistema. Sì, beh, Leo, è evidente che il sistema sportivo paese è profondamente cambiato, i cambiamenti naturalmente non devono mai spaventare, ma vanno guidati con intelligenza e con attenzione affinché, diciamo, sacche di fragilità possano evitarsi o essere contenute. Dopodiché ad ognuno il suo mestiere, io mi occupo di politica sportiva e tento sempre di fare il meglio con l'organizzazione che abbiamo messo in piedi e credo che i risultati, insomma, stiano venendo. C'è ancora un divario abbastanza cospicuo tra nord e sud per quanto riguarda ad esempio le strutture? Ahimè sì, c'è un divario ancora per quanto riguarda le strutture, sicuramente, perché il tema dell'impiantistica è un tema estremamente importante. Nello stesso tempo, ahimè, c'è pure un divario dal punto di vista della diffusione della pratica sportiva, almeno per quanto riguarda naturalmente il mondo paralimpico. Su questo noi stiamo tentando di attrezzarci in maniera tale da convogliare sempre più iniziative, non soltanto in termini di risorse economiche, ma proprio iniziative sul centro-sud, per evitare, insomma, di favorire un'Italia a due velocità, che, insomma, è l'errore più grande che potremmo commettere. Stamattina, venendo in aereo, ho visto un po' di dati, peraltro qualcosa anche con le riflessioni della Corte dei Conti sul PNRR. Se voi andate a vedere, a cominciare dall'infrastrutturazione scolastica, mi sembra il 50% è destinato sacrosantamente al sud, e qui bisogna però vedere la messa a terra dei progetti, capire se qualche cosa non si riesce a fare, visto che nel frattempo i costi a manodopera e quindi i prezziari sono saltati. Ce n'è un bisogno spaventoso, perché uno dei motivi su cui poi le ragazze e i ragazzi non debbono emigrare, se gli creiamo le condizioni per fare sport, sia a livello, diciamo, per tutti, sia a livello di vertice. Che proposte farete al governo? Datemi qualche giorno. Questa è una domanda un po' più articolata, però il 22 ci abbiamo una giunta, un consiglio informale che verrà il Presidente Abodi. Chiedo scusa. Dovete sapere che per questa laurea hanno collaborato pure il gruppo del CONI degli Stati Uniti d'America. Sì, è un calabrese, Micoli Castro, ma ha voluto collaborare appunto per l'importanza che deriva dal fatto che il Ministero ci ha autorizzato a dare due lauree honoris causa contemporaneamente di due discipline differenti, sempre delle scienze motorie. Quindi si dà dignità allo sport per migliorare i rapporti tra i giovani e anche tra i non giovani, a coloro che per problemi di vita, diciamo, hanno delle problematiche. Queste problematiche devono essere ridotte al massimo e favorire a tutti di poter praticare l'attività sportiva, che è un'attività non solo socializzante ma anche importante per la salute dell'uomo. Allora, noi già abbiamo questo corso di laurea magistrale in scienze motorie, che è indirizzo appunto scienze motorie e sportive, scienze motorie adattate. Siamo tra i pochi in Italia, sempre, diciamo, il Pienone, e un interateneo con Reggio Calabria, e speriamo di poter attivare delle palestre, o meglio migliorare anche quelle che abbiamo, appunto per rendere possibile anche a chi ha difficoltà a fare attività sportiva.